Essere o non essere. Questo è il problema. Se sia più nobile sopportare le percosse e le ingiurie di una sorte atroce, oppure prendere le armi contro un mare di guai e combattendo annientarli, morire, dormire, niente altro, e dire che col sonno mettiamo fine al dolore del cuore e ai mille colpi che la natura della carne ha ereditato. È un epilogo da desiderarsi devotamente. Morire. Dormire. Dormire, forse sognare, ah, c'è l'ostacolo, perché in quel sonno di morte il pensiero dei sogni che possono venire, quando ci saremo staccati dal tumulto della vita, ci rende esitanti, altrimenti chi sopporterebbe le frustate e lo scherno del tempo, le ingiurie degli oppressori, le insolenze dei superbi, le ferite dell'amore disprezzato, le lungaggini della legge, l'arroganza dei burocrati e i calci che i giusti e i mansueti ricevono dagli indegni. Qualora si potesse far tornare il conto con un semplice pugnale, li vorrebbe portare dei paesi per gemere e sudare sotto il carico di una vita logorante, se la paura di qualche cosa dopo la morte, il paese inesplorato dal quale nessun viandante ritorna, non frenasse la nostra volontà, facendoci preferire i mali che sopportiamo ad altri che non conosciamo. Così la coscienza ci fa tutti vivi. E così il colore innato della risolutezza lo si rovina con una squallida gettata di pensiero. E imprese d'alto grado è momento. Proprio per questo cambiano il loro corso e perdono perfino il nome di azioni.